Sassa, prova 1, 2, 3, prova microfono.
Buonasera a tutti, eccoci qui per il recupero della terza giornata di UEFA Super League tra Monterotondo e FC Janus. Si partirà dal minuto 30 con il risultato sullo 0-1 per l'FC Janus, terza giornata rimandata a causa della pioggia che si è riversata copiosa sullo stadio Pierangeli qui a Monterotondo, dove ci troviamo ora. Speriamo che la serata sia più fortunata, per ora il tempo è sereno. Si sta per dare inizio al calcio di avvio. Monterotondo che attaccherà dalla sinistra con divisa bianca, Janus che attaccherà dalla destra con divisa arancione. Subito lo Janus in attacco col numero 10 che è andato a terra. Numero 10 ancora a terra, vediamo ora l'arbitro, segnerà un calcio di rigore per lo Janus. Senza VAR, senza nessun dubbio, il calcio di rigore subito al primo minuto del recupero, cioè al 31esimo, sul dischetto il numero 9. Il VAR. Chiedono il VAR, ora vediamo. Eccoci qua, sono ritornato adesso dal VAR arbitro che, come vedete, ha segnato il rigore allo Janus che è andato in rete. Perciò il risultato si sposta sullo 2-0 per lo Janus. Ma dove hai visto da andare a rete che ha preso il palo? Ha preso... Non c'ero. Ha preso il palo? Non c'ero. Ha preso il palo? Vabbè, dai. Dillo almeno. Scusate, ci sono stati un po' di problemi tecnici, ero girata verso l'arbitro che purtroppo il ragazzo ha preso il palo, il numero 9 ha preso il palo. Palla adesso al numero 2 che prova ad aprire.
Prova ad aprire. Calcio di punizione per lo Janus che batterà il numero 10. Numero 10, Geller. Palla al centro. Attenzione, occasione. Occasione per lo Janus. Occasione mancata questa dello Janus. Ora prova il Monterotondo a ripartire dal dietro. Palla al numero 2 che vede l'inserimento del numero 7 che però perde palla a favore dello Janus. Ora il 2 cerca di uscire. Il numero 9 apre dietro verso il numero 5 che allarga a destra. Ora c'è Janus che prova ad andare in rete con un pallone filtrante che però fermato dalla difesa del Monterotondo. Ora Monterotondo prova il pressing. Numero 10 apre a centrocampo per il numero 7 che perde palla. Ora Monterotondo prova e perde palla. Che cazzo faccio? Numero 10 che ora prova l'inserimento, tiro verso il portiere, ma nulla di fatto per lo Janus. Janus molto, molto in attacco. Monterotondo che prova a uscire con un lancio lungo sulla fascia sinistra. Buono il controllo. Perde palla il numero 11. Ne approfitta lo Janus che cerca di ripartire allargando sulla sinistra per il numero 10. Che ora prova l'inserimento del numero 9. Lancio un po' troppo lungo questo dello Janus. Pressing molto alto da parte dello Janus. Già in vantaggio di 1-0 nella scorsa partita. Ora Monterotondo, attenzione, fuori gioco. Ha provato a ripartire Monterotondo con il fuori gioco. Partita subito molto vivace questa. Numero 2 ora prova l'inserimento ma non c'è nessuno. Il 9 va in pressing, attenzione. La fa sua il portiere del Monterotondo fortunatamente. Ci riprova il Monterotondo che entra in area ma viene fermato dalla difesa dello Janus. Ricordiamo il palo a pochi minuti dall'inizio di un rigore concesso allo Janus che l'avrebbe portato in vantaggio. Ma nulla di fatto, il rigore non si è trasformato. Ora palla in fallo. Calcio di punizione. Calcio di punizione per il Monterotondo. No, fallo laterale anzi. Fallo laterale.
prova l'inserimento, attenzione, portiere dello Janus che salva il risultato. Ormai siamo arrivati al decimo minuto di questo recupero che partiva dal trentesimo, quindi siamo al quarantesimo, è quasi finito questo primo tempo. Partita molto strana questa. Rinvio del portiere dello Janus. Prova a uscire lo Janus. È costretto a tornare indietro per il pressing del Monte Rotondo. Ci saranno dei minuti di recupero per il VAR chiamato prima dall'arbitro. Ora calcio di punizione per lo Janus che proverà ad entrare, penetrare la difesa del Monte Rotondo. Lancio corto, cercare l'inserimento del numero 9, al limite dell'area, va giù il numero 9, ma era nettamente fuori area. Credo che non ci sia bisogno del VAR in questo momento. Almeno dalla nostra postazione era nettamente fuori area. Sì, esattamente. Calcio di punizione già battuto dal Monte Rotondo, che ora prova all'apertura verso il numero 9, totalmente sbagliata questa apertura. Buono l'inserimento comunque. Ora lo Janus prova a ripartire, ma c'è il pressing alto del Monte Rotondo. Prova a ripartire sulla fascia destra, cerca l'inserimento. Monte Rotondo recupera palla, cerca il numero 10 ma non lo trova, il numero 4 ferma l'azione. Ora riparte lo Janus. Ormai siamo giunti al terzo minuto di recupero. Rimessa laterale da parte dello Janus. Attenzione. Ora Monte Rotondo che poteva provare ad entrare in area. Subito animata questa partita. Ora Monte Rotondo batterà un calcio di punizione, vediamo cosa tenteranno. Ricordiamo che parte svantaggiato il Monte Rotondo perché alla partita, alla terza giornata, poi rimandata per maltempo, si stava vedendo battere per 1-0 dallo Janus. Vediamo ora se riuscirà a ribaltare il risultato. Parte il cross, fuori. Rinvio lungo da parte del portiere dello Janus a cercare, attenzione, numero 10 parte in area, stoppa la palla, cerca un compagno, il numero 2 è libero sulla sua destra ma no, cerca l'inserimento del numero 9. Ed eccoci qua, già finito il primo tempo, risultato sempre per l'1-0 per lo Janus. Ora andiamo in pausa, ci rivediamo più tardi.
E rieccoci al secondo tempo di Monterotondo contro Janus, partita che riparte dopo il fermo della terza giornata al 30° minuto sull' 1-0 per lo Janus per una pioggia copiosa. Ora il Monterotondo prova con la rimessa laterale l'inserimento dei suoi attaccanti. Monterotondo prova l'inserimento. Attenzione Monterotondo, palla fuori alta sopra i pali. Rimessa dal fondo per lo Janus, proverà il portiere un lancio lungo a cercare il numero 8. Janus che però perde palla e c'è il Monterotondo in possesso con il numero 9, Cappai. Ricordiamo che il Monterotondo è a 7 punti in classifica con 5 giornate, mentre lo Janus con 6 punti a 4 giornate, con una partita in meno. Ora Monterotondo prova nello stretto ad uscire, ma lo Janus protegge bene, perde palla lo Janus. Ora il numero 8, Brunetti, perde palla. Janus che torna in possesso della palla, ora prova ad andare sulla fascia sinistra. Ma c'è il pressing del Monterotondo che non fa girare i giocatori dello Janus. Ora riprovano dal dietro, poi si gira, palla, cambia totalmente il gioco, il giocatore del Monterotondo che ora andrà a una rimessa laterale già battuta, proverà dal basso a costruire il gioco. Ora il numero 10 prova l'inserimento cercando il numero 9 e non ci riesce, perde palla, ora in possesso il Monterotondo. Partita vivacissima, le due squadre non ci stanno a perdere. Monterotondo ora in possesso palla, può ripartire il Monterotondo, cerca il compagno che non lo trova, fermato dal giocatore dello Janus che mette fuori la palla, quindi sarà una rimessa laterale per il Monterotondo. Va giù il giocatore del Monterotondo, l'arbitro dice che si può continuare, non c'è nessun fallo. Ora lo Janus prova l'inserimento del numero 9, che è Troisi, il capitano. Troisi, ricordiamo, il miglior giocatore del Monterotondo con 3 reti, dello Janus con 3 reti, mentre Dominicis, miglior giocatore del Monterotondo con 4 reti. Ora cambia gioco il Monterotondo. Apre sulla sinistra, cerca, difende bene lo Janus che prova a ripartire, ma il Monterotondo ferma la palla, sempre in possesso. Attenzione, c'è l'azione del Monterotondo che prova l'inserimento, prova il tiro invece il numero 10, Moretti. Monterotondo che ricordiamo si schiera con un 4-3-3.
gioco fermo intanto. Vediamo l'arbitro cosa decide. C'è una rimessa laterale per lo Janus. Rimessa lunga per il numero 10. Geller. Che va giù. Ci sarà calcio di punizione sempre per lo Janus. Palla lunga a cercare ora il numero 10, prova un dribbling, va giù. Monterotondo ritorna in possesso della palla, prova la ripartenza. Pressing è alto dello Janus. Ora palla lunga sulla fascia sinistra per il numero 11, De Dominicis, il miglior giocatore del Monterotondo, che ha cercato il compagno in area ma non ha trovato nessuno. Ora palla in possesso dello Janus, che cerca di uscire da questa brutta situazione. Ora il numero 8, Brunetti. Prova l'inserimento di Moretti, che non si intendono. Palla ritorna allo Janus. È forse nato il pressing del Monterotondo, che vuole riportare la partita almeno nel pareggio. Va alla rimessa laterale Remigi con il numero 13. Monterotondo ritorna in possesso della palla. Ora Janus cerca di costruire il gioco dal basso, dalla metà campo. Prova lo Janus a costruire il gioco molto basso. Cerca l'inserimento del compagno, che va giù. C'è un fallo. Arbitro che assegna il calcio di punizione per lo Janus. Vediamo chi andrà alla battuta. Sarà il numero 10. Geller. Geller Francesco proverà a sbloccare questo risultato, a portare lo Janus quasi in sicurezza. Ora quasi tutti i giocatori del Monterotondo sono al centro dell'area, cross basso, sempre Geller, sul secondo palo non ci arriva il numero 15, palla sempre in possesso dello Janus, che però esce e c'è rimessa dal fondo per il Monterotondo, batte subito a cercare il numero 9, Cappai che cerca il compagno De Dominicis. Janus che tiene viva la palla con il numero 3, Mereu, sempre Mereu, cerca il compagno, Troisi, il numero 9, però no, palla molto lunga, non si intende, era buona questa possibilità per lo Janus che non è andata a buon fine. Ora portiere del Monterotondo, palla che entra tra i piedi del numero 10, Moretti che si allarga, anzi il numero 11 dei Dominicis entra in area di rigore, cerca il tiro, tiro sfumato sulla linea di fondo per il Monterotondo, ottima chance, ottima giocata questa di Dominicis, il giocatore migliore con 4 gol in campionato.
Bellissima giocata questa di Dominicis. Ora c'è il rinvio lungo del portiere dello Janus. Palla che esce, rimessa sempre laterale per lo Janus, che cerca di portare la squadra in avanti. De Remigi, sempre De Remigi, apre sulla destra, ma non ci arriva Geller. Monterotondo ora prova a ripartire dal fondo. Palla lunga sulla sinistra. De Dominici si libera. Uno scatto fulmineo, cerca di andare in porta. Ma palla sul fondo. L'arbitro assegna un calcio d'angolo per il Monterotondo. Va sempre alla battuta De Dominicis. Cross alto. Attenzione. Nulla di fatto. Nulla di fatto per il Monterotondo. Ci sarà una rimessa laterale per il Monterotondo, già battuta. Cerca il gioco di velocità per spiazzare la squadra avversaria dello Janus. Ora calcio d'angolo. Sempre per il Monterotondo. Attenzione, buona la palla. Nulla di fatto. Attenzione, tiro da fuori. Palla che non vuole entrare per il Monterotondo. Quante occasioni. Ora rimessa dal fondo per lo Janus. C'è un po' di marasma al centrocampo. Janus che protesta. C'è anche un cartellino giallo per il numero 11, mi dicono, di Giulio, evidentemente per proteste. Ora le squadre cercano di risistemarsi, il portiere sempre pronto alla battuta. Ok, l'arbitro darà via alla battuta. Il portiere dello Janus lancia la palla al centrocampo. Janus che prova con una palla lunghissima. Direttamente nelle mani di Paparella, portiere del Monterotondo. Ora Paparella al rinvio. Cerca il numero 9, Cappai. Ormai siamo giunti quasi a metà del secondo tempo. Risultato sempre per l'1-0 dello Janus. C'è stato un cambio per il Monterotondo, entra il numero 19. Queste palle lunghe, alte, non portano a nulla per nessuna delle due squadre. Bisognerebbe cercare di costruire un gioco dal basso. Ora vediamo, rimessa laterale per il Monterotondo. Cerca di uscire dallo stretto marcato da due ragazzi dello Janus. Proteste intanto ancora.
non sono contenti dell'arbitraggio. Ora indietro lo Janus, però c'è il pressing del numero 9. Spazza via lo Janus, ora cerca di ripartire. Apre sulla destra per il numero 5. Ora Merigi. Va giù, fermato da due uomini, tutto regolare, dice l'arbitro. Ora fermato da un uomo con palla. Palla però, l'arbitro non ferma il gioco, adesso l'ha fermato. Ricordiamo che il ragazzo del motore rotondo è stato messo giù senza palla ai piedi, quindi ora vediamo cosa succede, cosa deciderà l'arbitro. Tutto regolare, dice. Ora arriva l'arbitro, vediamo. Per il momento sembra tutto regolare, non sembra che voglia ammonire nessuno. Brutto fallo questo da parte del giocatore dello Janus. Ora intanto ci sono proteste. Vediamo cosa succede, ancora proteste da parte dei giocatori. Ok, gli animi si sembrano un po' calmati, vediamo. Sempre calcio di punizione da parte dello Janus, vediamo in battuta. Lo Janus pronto alla battuta, ma l'arbitro è ancora intento a sistemare gli animi. Ora va la battuta lo Janus, palla profonda sulla sinistra, Monterotondo che però spazza via, sempre rimessa da laterale da parte dello Janus. C'è un cambio di idea da parte dell'arbitro, rimessa da parte del Monterotondo invece. Palla che secondo lui è uscita. Ora riprova a costruire il gioco lo Janus. Janus che si riporta in avanti, sulla sinistra. Pronto a partire. Cerca il cross in mezzo, ma è fermato dalla difesa del Monterotondo. Difesa del Monterotondo che ha subito 11 gol, ma che questa sera non fa penetrare assolutamente lo Janus, non ci sta a perdere. Ora riparte il Monterotondo, 1 contro 4 addirittura, nulla da fare. Calcio d'angolo per il Monterotondo. Alla battuta, vediamo ora se si sbloccherà il risultato. Attenzione, palla al centro, ferma lo Janus che mette la palla sul fondo. Tante occasioni questa sera per il Monterotondo. Difesa che sì, ha subito 11 gol, ma attacco che ne ha fatti 12 in questo campionato. Lancio lungo da parte del portiere dello Janus. Attenzione, va giù il giocatore dello Janus. Calcio di punizione in favore dello Janus. Va alla battuta. Battuta corta. Ora lancio lungo sulla destra.
Monterotondo che ferma questo attacco. Ora prova a ripartire. Uno contro uno. Viene via bene il 3. Mereu. Monterotondo che c'è. Sempre Mereu al centro. Attenzione, non si gira il giocatore. Attenzione Janus sulla linea dell'area di rigore. C'è il tiro. Tiro che va a finire alto sopra la traversa. E quindi c'è rimessa dal fondo per il Monterotondo. Monterotondo che prova ad andare via sulla fascia con il numero 9. Cappai, sempre Cappai. Cappai che cerca l'inserimento del numero 11 dei Dominicis, il giocatore migliore, ricordiamo, con 4 reti in campionato, cerca il tiro. Murato. Murato dallo Janus. Palla che esce. Meriggi. Prova il cross, ma la palla esce. Ora la battuta è il nuovo entrato, il numero 19 del Monterotondo. Sempre il numero 19 che mette la palla al centro, ma non ci arriva il Monterotondo. Ora Janus di nuovo in possesso palla, prova ad andare via sulla fascia sinistra. Cerca una costruzione di gioco dal basso. Da centrocampo. Sempre sulla sinistra, lo Janus cerca di attaccare, ora parte il traversone. Il giocatore dello Janus va giù, arbitro non fischia nulla, tutto regolare. Janus sempre in possesso palla. Ormai siamo giunti al 30° minuto di questa... di questo secondo tempo. Ricordiamo ai nostri telespettatori che la partita è sull'1-0 per lo Janus. Uno a zero concretizzato nella terza giornata, prima del 30° minuto, quando si bloccò la partita per pioggia copiosa su questo stadio, il Pierangeli di Monterotondo. Rinvio lungo. I giocatori dello Janus non ci arrivano. Ora vediamo. Prova il Monterotondo sulla fascia sinistra. Janus che cerca. Attenzione, questo passaggio bello. E c'è il gol. Il gol. Sì, gol del numero 7. Janus che si porta sul 2-0. Janus che si porta sul 2-0. A 10 minuti dalla fine. Ora il Monterotondo proverà. Ora Monterotondo proverà a recuperare almeno di un gol questa partita. Mancano 10 minuti, ancora nulla è perso. Gigi.
C'è stato un cambio per lo Janus intanto. Giocatori che ne approfittano un po' per rifocillarsi. Ora calcio di punizione battuto per lo Janus che va indietro dal suo portiere. È rischioso questa mossa. Pressing alti del Monterotondo. Ora va via sulla destra. Il giocatore numero 3 che viene messo giù. Mereu viene messo giù. Fallosamente, dice l'arbitro. E quindi assegna il calcio di punizione. Intanto c'è un cambio, esce il numero 9, vedo bene? Sì, il numero 9. Esce il numero 9 dello Janus. Ora è pronto la battuta, il numero 7. Numero 7, Boninsegna. Entra il 14 per lo Janus, che è Bareato Lodico. Pronto alla battuta lo Janus, che vorrebbe chiudere questa partita sullo 3-0 per andare a casa in modo sicuro. E invece no, non c'è il numero 7, ma batte il numero 11. Di Giulio. Ora palla sempre in possesso dello Janus, che prova a costruire il gioco sulla fascia sinistra. Attenzione lo Janus, cross al centro ma non controlla bene. Ora c'è il numero 13 che però manda la palla altissima. Remigi sopra la traversa, non c'è altro da fare per il Monterotondo che battere la rimessa dal fondo. Palla al portiere, attenzione, il pressing dello Janus, portiere che spazza via la palla, Janus che prova a ripartire sulla fascia destra. Palla al numero 14, che cerca il numero 11, sempre dei Dominicis. Perde palla il Monterotondo. Ora lo Janus cerca di costruire il gioco da centrocampo. Passaggio sbagliatissimo che finisce nei piedi direttamente del numero 19 del Monterotondo. Ora perde palla ancora il Monterotondo. Janus che cerca l'inserimento al centro. Numero 5 entra in possesso palla. Cerca il numero 7 e non ci arriva, ma ci arriva il giocatore del Monterotondo che mette la palla al sicuro tra le mani del suo portiere. Monterotondo che qua rischia tantissimo. Molto alto il pressing dello Janus. Arbitro che fischia il fallo da parte dello Janus a favore del Monterotondo. Ora la battuta sarà lunga, anche perché i minuti che rimangono sono pochi. Mancano 5 minuti esattamente. No,
bella questa palla dello Janus, che però non si intendono e non può partire il giocatore. Ora palla che ritorna ai piedi dei giocatori del Monterotondo. Sulla sinistra apre per il numero 19. De Dominicis cerca vuole cercare il tiro, ma praticamente tutto lo Janus è in difesa a proteggere questo risultato dello 2-0. Ora riesce, però il portiere dello Janus arriva con una certa facilità sulla palla. Ora il numero 5 cerca giro palla. Numero 5 apre sulla fascia, sul centro, non ci arriva il numero 10, che però continua a combattere con questa palla. La porta l'aveva presa, addirittura aveva vinto il contrasto il giocatore dello Janus. Ora c'è un tiro dal fuori del numero 11, Di Giulio. Sarà difficile per il Monterotondo ribaltare questo risultato, ma nulla è impossibile. Ancora 4 minuti al termine, più recupero. Va giù il giocatore dello Janus, quindi ci sarà un calcio di punizione dalla metà del campo. Calcio di punizione già battuto verso il centro dell'area del Monterotondo. Arbitro dice tutto regolare, si può proseguire. Ora il numero 5, Navarino, che cerca l'inserimento del numero 19. Attenzione, mamma mia, questa palla che sfiora. Janus che cerca, torna indietro. Numero 13, Remigi, che prova una giocata ma non gli riesce. Ora il numero 9 del Monterotondo cerca il traversone per il numero 11, De Dominicis, che non la prende, ma la prende il numero 10, che poi la passa De Dominicis. De Dominicis prova a entrare in area, prova il tiro senza nessun risultato. Ora c'è un calcio di punizione, un calcio d'angolo, anzi una chance per il Monterotondo di riaprire la partita. Parte il traversone, palla comoda tra le mani del portiere. Ora il numero 5, Di Giulio, sempre Di Giulio. Va giù il numero 7, Boninsegna. Calcio di punizione assegnato allo Janus. Di Giulio apre al centro, ma non trova il compagno. Monterotondo, una bella difesa, ferma questo attacco. Monterotondo che cerca sempre i piedi del suo giocatore migliore, De Dominicis, che ha fatto delle giocate spettacolari questa sera, ma non hanno portato purtroppo nessun risultato buono. Lancio lungo a cercare appunto l'inserimento di De Dominicis, ma che non arriva.
Guarda sempre Janus. Janus, fuori gioco. Fuori gioco segnalato dall'arbitro. Partita sull'ottantesimo minuto. Già oltrepassato l'ottantesimo minuto. Sarà qualche minuto di recupero. Attenzione, De Dominicis cerca il controllo della palla, la mette giù, cerca di saltare due uomini ma non ce la fa. Ora si lotta su questa palla, un entrotondo lotta su questa palla, lo Janus protesta e c'è un cartellino giallo ai danni del numero 19 del Monterotondo per protesta, immagino. Montertondo giustamente non ci sta a perdere, ma queste sono le regole del calcio. Monterotondo che prova, anzi Janus che prova l'attacco ancora, non gli basta il 2-0, cercano sempre di attaccare. Abbiamo già passato da 2 minuti l'ottantesimo. Ora temporeggia lo Janus. Cambia gioco lo Janus sulla fascia sinistra. Con molta calma. Torna indietro lo Janus dal suo portiere. Attenzione, c'è il pressing. Janus che rischia. Rimessa laterale per il Monterotondo. Ora il numero 14. La manda purtroppo. Il fallo laterale. Sempre per il Monterotondo. Pronto un cambio intanto per il Monterotondo. Vediamo se ci sarà il tempo per far entrare il giocatore del Monterotondo. Sbaglia il controllo numero 5 dello Janus. Ancora 5 minuti, dice l'arbitro. Intanto c'è un'ammonizione, ancora un'altra ammonizione.
Janus che prova ancora l'attacco. Attenzione. Esce il Monterotondo. Cerca De Dominicis che prova ad acchiappare la palla ma non ci riesce. Troppo lunga questa palla anche per lui. Ora palla che ritorna nei piedi dello Janus. Attenzione, lo Janus, fuori gioco dell'arbitro, segna fuori gioco, era partito bene questo pallone filtrante, ma nulla di fatto per lo Janus che al momento dovrà accontentarsi del 2-0. C'è un cambio per il Monterotondo. Appena si gira, il numero 20 entra. Monterotondo ora prova a impostare l'azione, cerca. Attenzione, fuori gioco segnalato dall'arbitro. Era buona questa palla, ma nulla di fatto. L'arbitro alza la bandierina. Attenzione, bella questa palla per il numero 23 dello Janus che apre sulla destra, traversone al centro, ci arriva fortunatamente il giocatore del Monterotondo, il numero 19 che spazza via tutto. Janus che ci riprova con il numero 13 al centro, niente di fatto per lo Janus. Ora ci riprova sull'altra fascia, sulla fascia sinistra. Palla al centro, sempre il numero 19 che spazza via, ma rientra in possesso lo Janus. Anzi, lascia scorrere. Ora il numero 7 al numero 5. Numero 10, cerca di venire via, 1 contro 3, palla al centro, ma esce sulla destra del palo. Ci riprova il Monterotondo. Nulla di fatto, palla fermata dallo Janus. Rientra in possesso il Monterotondo. Ora Cappai. Cappai viene via, messo giù. C'è punizione per il Monterotondo.
Ora calcio di punizione per il Monterotondo, che proverà a portare il risultato sul 2-1. Niente di fatto, ferma la difesa dello Janus. Arbitro che mette fine a questa partita, che si chiude sullo 2-0 per lo Janus. È tutto per noi, buona serata.